Ciao a tutti ragazzi, bentornati in questo video, sono sempre io, la Jurassic 410 e oggi signori siamo qua nuovamente su Stone Block 3. Siamo qua, ci ho lasciato in uno scorso episodio dove vi ho lasciato un po' in modo brusco la scorsa volta, dove stiamo collegando in realtà la nostra, il nostro potentissimo impianto alla zona energia qua. Quindi dobbiamo fare una cosa abbastanza brutta in questo momento, che è passare proprio così, in modo volante qua sopra in realtà. Quindi purtroppo si fa così. Ok, questo bottone lo possiamo anche togliere, che è bello, ma va bene. Ok, qua passiamo in questo modo, in modo orribile così. Anzi, possiamo passare da sopra in modo, va bene, in modo che sia orribile ma non troppo, direi, visto che comunque vorrei un attimino preservare questa zona qua, come dicevo già anche negli scorsi episodi. E là sopra io non ci arrivo. Ecco, vedete, una cosa che all'inizio era carina, che però adesso sta diventando fastidiosa, è il fatto che questi cavi non siano cavalcabili, non possiamo salirci sopra. Sta iniziando a diventare un pochetto problematico, leggermente in realtà, però sta iniziando a diventare un pochino fastidioso, ma semplicemente perché ogni volta dobbiamo fare ste pile qua per andare sopra. Comunque va bene, non è un problema, non è grave, non è assolutamente grave. Allora, qui in realtà entriamo in questa parete qua, no, vai avanti dritto, ok, e vediamo quanto, sì, sto facendo disastri, ok, ne sì di nuovo, vediamo di metterlo giusto stavolta, ok, grazie. Ok, e vediamo se siamo abbastanza, teoricamente siamo abbastanza alti, perché allora qua siamo all'altezza di 3, 4, 5, non so se qua dentro è alto 5, qua dentro è alto 5, quindi in realtà usciamo teoricamente nell'angolino là, il che mi sta anche bene, tutto sommato, mi sta anche abbastanza bene uscire dentro qui, quindi usciamo da qua, vediamo se riusciamo a raggiungere senza scassare troppo l'universo. Ok, no, mi sa che può essere che non sia. Sì, siamo nell'angolino, perfetto, ok. No, esatto, perché mi sembrava fossimo più o meno giusti, solo che, sapete, facendo le cose, non testandole tutte a caso, è un attimo che in realtà è sbagliato. Ok, perfetto, quindi qua ci siamo, qua rompiamo questo. E quindi qua la zona, l'energia in realtà è abbastanza collegata. Dov'è che siamo usciti? In un posto abbastanza scomodo, lì sopra. Ok, vabbè, no, non è in realtà troppo scomodo, perché possiamo in realtà fare una cosa carina e passare qua in parte. Ok, ora bisogna testare e vedere se riusciamo a alimentare il tutto correttamente, perché di là abbiamo solo, se non sbaglio, al momento 6 8 8 come si chiamano 8 ce la faccio, ce la posso fare, abbiamo 8. No, non ce la posso fare. Abbiamo 8 qualcosa di cui non ricordo il nome. Ok, mettiamola così. Abbiamo 8. Avete capito, non mi ricordo il nome. Quelle che non si chiamano, non sono le pompe, sono le, non mi ricordo. Aspetta che vediamo cosa sono. Sono generator, tanto poi dobbiamo craftare queste, le daimo sono, ok, perfetto. Allora, iniziamo alimentando pian pian questa, vediamo, teoricamente dovrebbe alimentarsi quasi istantaneamente. Esatto, e parte già in funzione, ok. Bisogna vedere se riusciamo a alimentare tutto, perché non è detto purtroppo, perché potrebbe essere che magari gli portiamo via troppa... Ah, qua mettiamo rosso e anche qua rosso, ok. Tra l'altro non sta uscendo perché auto output is disabled, ok, auto output enable. Ah, perché ovviamente la cesta è piena, beh sì, c'hai ragione, quindi in teoria l'auto output non serve. E beh, svuotiamo questa cesta, tanto in realtà non ci interessa troppo che sia piena. Ok, esatto, e sta funzionando, perfetto. E quindi fin qua in realtà la parte qua è abbastanza ok. Allora, queste qua un attimino ripiazziamole qua in giro, ecco, qua in fondo ripiazziamole, ok, un po' almeno le abbiamo piazzate, così abbiamo un attimo inventario libero e possiamo anche lavorare un secondo.
Ok, quindi questo qua sta andando. Come vedete, purtroppo non è per niente veloce, ma ci sta, lo sapevo già, perché questi pulverizer sono ovviamente tutti a livello 1, quindi ovviamente sono molto lenti. Ok, questi qua dovrebbero polverizzare. Ok, ce la fa solo questo. Polverizzare, trasportare qua, cuocere. E poi questi dovrebbero andare in quella cesta lì. Vediamo se è vero. È vero. È vero. Non è molto veloce come vedete l'impianto, ma a noi non interessa che sia veloce, basta che in realtà funzioni e faccia quello che devo fare. Ok. Questo qua poi verrà importato dentro l'Applied. Qui, signori, abbiamo veramente poca energia, però. Vedete che non ce la fanno? Ma non ce la questi qua non ce la fanno neanche andare perché si sta caricando questo. Che vediamo se ce la fa stabile andare. Ok. Qua aumenta ancora e qua sotto aumenta ancora. Ok, intanto che qua va, poi andiamo piano, con calma, andiamo di là per vedere cosa fanno. Ok, qua è molto lento, però ce la fa. Ok, quindi in teoria dovrebbe star funzionando. Teoricamente dovrebbe star andando come dovrebbe essere, in teoria. Ok, ora l'unica cosa, andiamo a vedere di là se l'energia ce la fa, perché purtroppo assolutamente non è detto, anzi è molto poco probabile che qua l'energia ce la stia facendo. Però vediamo, vediamo. Perché qua non ne abbiamo, perché qua ne ho messe delle, esatto, ne ho messe delle altre, ma beh, qua in realtà sono completamente piene, però questa qua è vuota, però ok, ha avuto un attimo di ok, hanno avuto un attimo una botta di energia che è andata giù in realtà. Ok, beh, queste tre qua possiamo anche attivarle, volendo. Che fastidio non ci danno. Anzi, possiamo metterne altre due qua, in modo che abbiamo riempito tutta la parete. E poi vediamo. Intanto così ne abbiamo già un po' di più. Craftiamo altre due, giusto per averle. E così almeno siamo tranquilli che l'energia ci sta. Poi vediamo. Poi comunque vediamo il tutto. Ok, quindi qua mi piace, funziona, bello, fantastico, bellissimo. Ah, questo in realtà possiamo anche girarlo. Forse. Ok, perfetto, è sparita la faccia dell'applet. Molto bene. Rompiamo e ripiazziamo l'applet. Ah, non abbiamo spazio nell'inventario. Ok, questo forse. Ecco, questo. Beh, dopo sarà sicuramente da fare in realtà. Perché dovremmo farlo per forza a un certo momento. Questa operazione non simpatica. Quindi va bene, ok, abbiamo fatto un piccolo test, perché quando spostiamo tutto da qua dobbiamo pensare che dobbiamo fare questa operazione. Vabbè, comunque la facciamo. Allora, tu hai già tutto tranne l'Iron Gear. Va bene, facciamone due, vediamo se puoi già farla senza craftare nulla. Ah no, beh sì, in realtà basta craftare questa qua. Bah, molto più semplice del previsto. Ok, tanto queste qua sono le Daimo, quelle più brutte, quindi sono quelle che generano in realtà di meno. Dovrebbero essere, non ce lo dice, vero? No, dovrebbe essere 40 se non sbaglio, 40 RF al tick. I pulverizer consumano 20 l'uno, quindi non è che non ci scappiamo. Ogni Daimo può fare due pulverizer teoricamente, vediamo se ce lo dice. Però beh, adesso è 4 RF al tick, però Max Prod esatto è 40, ma questo ne ero abbastanza sicuro, cioè Ne ero quasi certo, se non sicuro quasi certo. Ok, così abbiamo anche questi. Qua, come vedete, è super veloce, fa tutto, quindi easy. Ok, quindi in realtà l'energia per ora non è un problema, anche perché qua comunque prima di l'unica cosa potremmo finire il legno, c'è questo dubbio. Potrebbe essere che finiamo il legno, però al momento va bene così. Ok. Iniziamo a portare l'applet qua, quindi così facciamo un po' di roba. Ok, qua tra l'altro, come vedete, continua tutto tranquillamente. Ok, questo qua adesso lo lasciamo andare con calma, anche se qua vedete è tutto pieno, che non mi interessa in realtà. Qua è tutto pieno, ma va bene, no, non mi interessa più di tanto. Lasciamo, perderemo un po' di materiali, vabbè, fa niente, tanto ne abbiamo un botto là, no, non trattati. Qua voglio lasciare un attimo andare per vedere cosa rimane nella cesta, perché quello che rimane nella cesta deve essere spedito in automatico qua dentro. Per esempio, tipo diamante e smeraldo, so che andranno nel rosso e finiranno direttamente nella cesta, quindi quello potrei già impostarlo, ma non lo farò, aspettiamo un attimo e vediamo. Ok, ci servono un po' di Fluix Cable. Allora, in realtà, andiamo un attimo a vedere il mob spawner, perché voglio vedere se ho
delle string, abbastanza string, perché non vorrei fare gli smart cable in realtà, ma sicuramente non avremo abbastanza di niente. Ok, qua tra l'altro questa chest, come dicevo, è piena in questo momento, quindi non droppa più niente. Quindi non droppa più nulla in realtà. Anche qua bisogna sistemare questa cosa. Bisogna ancora fissare questa cosa. Perché vabbè, sì, ma qua abbiamo un po', sì, abbiamo un po' di string, ma nulla di che in realtà, quindi. Vabbè, qua comunque sarà da sistemare, ma lo facciamo poi, no? Solo 54, ma ci sta perché non abbiamo mai guardato. Anche lì, anche quello lì bisogna importare tutto dentro l'applied, cosa che in realtà possiamo fare. Vediamo se riusciamo a craftare abbastanza. Hola. Vediamo se riusciamo a craftare abbastanza cavi per poter collegare tutto. Perché volevo la wool in realtà io. Ah, però, scusatemi, usage, questo può diventare wool e fin qua, ok, recipe, perché secondo me, no, non si può fare, ok. Non si può fare con una wool finta. No, sì, vabbè, automated packing, no, vabbè, ok, così string diventa questo, no, ok, no, non si può fare, ok, niente, non si può fare. Quindi al momento facciamo quelli standard, purtroppo, sono brutti, ma sono brutti, non sono smart, non sono belli, ma non abbiamo, come vedete, non abbiamo, però, no. Gli smart cable? No, sì, ok, gli smart cable si fanno con... Ok, no, perché magari si facevano diversi in questo pack. No, si fanno con la lana e poi diventano smart, quindi al momento purtroppo non possiamo farli. Flux Crystal, quanti ne abbiamo? Perché secondo me, non... esatto, non tanti. Allora, recipe si fa, non mi ricordo come si fa. E si fa... Ok, Nether Quartz, Charged e Redstone Dust. Nether Quartz, ne abbiamo solo 14. Io direi di utilizzarne 12 per fare questo crafting. Ok, 12 redstone, Charged Certus Quartz, ne abbiamo esattamente 12. Top, signori. E redstone, ne usiamo esattamente 12 anche di questa. Ok, perfetto. E la mettiamo dentro il... non mi ricordo. Ah sì, dentro qua la mettiamo, ok. Però anche qua bisogna farlo uno alla volta, se non sbaglio, perché sennò si danneggia tutto. Quindi anche qua facciamo tutto uno alla volta. Ok. Allora, stripped log. Ah, ma allora questi qua però mettiamoli un attimino a terra, perché tanto bisogna farglieli importare. Quindi al momento facciamo così e lasciamoli tutti qua. Più che altro perché non vorrei perderli, perché sinceramente è un attimo perderli, visto che comunque contengono un botto di roba, è meglio non perderli. Ok, qua intanto comunque sta procedendo tutto. Quello lì è vuoto. Questo qua in realtà sono pienini, ma la cesta qua è piena. In realtà il resto dei loro oggetti è qui dentro, quindi non funzionerà, ma va bene così. Cioè va bene così, nel senso... e già che ci siamo, craftiamo qualche potenziamento, perché serve. Allora, tu però facciamo così. Oh, che bellezza. Facciamo così. Così possiamo metterti dentro tutti e sai cosa craftare. L'unica roba... ah, ecco cosa ho buttato via. Ecco, il secchio d'acqua ho buttato via. L'ho messo dentro l'applet, sicuro, sì. Ok. No, infatti mi sembrava mancasse qualcosa. E in effetti, bucket d'acqua ci manca. Che è qua dentro, infatti. Che non serve, però, sapete. Ma un bucket d'acqua, mettete che casualmente prendiamo fuoco. Comunque potrebbe essere utile, quindi io nel dubbio lo tengo in mano, anche se ripeto, potenzialmente non serve, ma non è un problema. Mettete, capita qualcosa, noi abbiamo un secchio d'acqua inutile, ma lo abbiamo, quindi è buono. Quindi in realtà è assolutamente buono. Quindi qua un attimino attendiamo che faccia il tutto. Qua attendiamo che faccia il tutto. Si è intanto accesa la luce, ma va bene, ok, così tutto mi vedete meglio la luce. In realtà non troppo, perché la luce dietro e quella davanti è meno potente di quella sopra, quindi yay. Però va bene, non ci pensiamo. Ok, questo lì lo lasciamo. 24, ok, fastidiosissimo. Dov'è il villager? Posso, cioè, simpatico, però mi stai rompendo le scatole, mi continui a muggiare nelle orecchie, mi dà veramente fastidio. Ok, qua intanto ha iniziato a fare altra roba, forse. No, ok, però ha superato lo stack che aveva, perché sta iniziando a duplicare i materiali. Ok, interessante. Molto interessante.
Ok, Fluix Crystal che abbiamo. Ci serve. Ci serve. Prendiamo la Sand che sta farmando. Che sicuramente ne avrà più di uno stack. Quanta che ne hai. Però quanta che ne hai, ma va bene così. Direi che assolutamente mi piace. Quindi due stack li mettiamo, ma anche più, tre stack li mettiamo a cuocere. Il resto lo teniamo per sicurezza. Quindi questo lo mettiamo qua e gli altri li teniamo nell'Applied, visto che potrebbero servire. Non si sa mai, potrebbero servire. Ok, un po' di glass, buono. Molto bene. Ok, facciamo questo. Facciamo questo. Facciamo questo che si fa in modo molto semplice. Facciamone il più possibile. 21 solo, però va bene, tanto abbiamo 24 di queste, quindi in teoria non ci bastano. E facciamo il più possibile di questi, 60. Ok. Ok, bene, 60 non sono tanti, però va bene. Ok, tra l'altro io li ho craftati tutti, ma 60 dovrebbero bastare in realtà, perché forse non sono 60 blocchi. Ci serve un import bus, però, che non so se import bus, che non so se possiamo fare adesso, perché non so se forse sì, invece, perché abbiamo già tutto. Sì, abbiamo già tutto. Ci manca solo questo, ma abbiamo una slime ball da qualche parte, ne sono certo. Nel mob spawner c'è, se qua non ce l'abbiamo nel mob spawner c'è, perché mi sembra di averla vista. Andiamo a verificare. E beh, possiamo spostare anche un po' di roba da qua dentro l'applied in realtà al momento, che così. Esatto, slime ball c'è. Mettiamo dentro anche un po' di frecce, un po' di ossa, un po' di questo. Nel caso servano per qualche motivo ce le abbiamo. Ok, e beh, il resto possiamo anche lasciarlo qua. Prendiamo la glowstone magari, che può servire, e il resto rimane qua per ora. Tanto poi dobbiamo importare tutto, ripeto, quindi al momento va bene. Al momento è ok così. Quindi qua buttiamo dentro tutto qui. All, ok, molto bene. Andiamo qua, ci mettiamo qui, buttiamo dentro queste robe qua dentro. Ok, e prendiamo la slime ball che ci serve e la mettiamo qua. Uno sticky piston, solo uno. Import bus, boom, bam, craftato. Import bus, craftato. Molto bene. Ora avremo un ulteriore problema. L'applied sicuramente non ce la fa tenere tutti gli oggetti che ci sono là, quindi bisogna craftare altri dischi. Ok. Allora, qui io direi di fare una cosa molto simile, nel senso che gli passiamo in parte. Possiamo anche passargli in parte. Anche se sì, passiamogli in parte, dai, così siamo quasi sicuri di far tutto corretto. Ok, quindi qua facciamo lo stesso buco qua in parte. Ok, tanto è ok, esatto, e passiamo con l'applied qua. Non ci arrivo, mi sa. Ci arrivo? Forse sì, forse per un pixel ci arrivo. Ci arriviamo per un pixel, perfetto. Ok, ME ci siamo. Quindi qua rimettiamo a posto il nostro cobblestone danneggiata, perfetto. Prendiamo questo e qua andiamo giù. Tic, tic. Ok, molto bene. Qui quindi siamo usciti da qua. Ok, ok. E qua beh, passiamo in realtà sotto perché voglio fare più veloce, non più veloce, voglio fare più semplice possibile, ma non a tutti questi di questi cosi qua, di questi cosi qua in mezzo. Ok, e quelli dell'applet però almeno sono cavalcabili i tubi, quindi nel caso possiamo salirci sopra. Sì, perfetto, nel punto sbagliato. Ok, beh, in realtà potremmo salire, cioè, sapete che dobbiamo craftare un jetpack, che è abbastanza importante, perché per fare queste robe tipo un jetpack sarebbe veramente comodo. Quindi non appena abbiamo un attimino di cose, io direi di fare un jetpack, sapete, cioè non è male come idea. Non è affatto male. Allora, qua in realtà andiamo giù così. Ok, e beh, qua possiamo rompere questa scala qua. Mi spiace, ma preferisco fare molto più attivamente. Ok, qua siamo vicini. E beh, qua possiamo andare giù dritti per dritti qua dietro. Tipo fare una cosa di questo tipo, in modo che non sia orribile, ma non sia neanche troppo bello. Quindi facciamo così. Scendiamo. Ma no, possiamo andare anche indietro, ok, far così tipo e scendere qua. Sì, scendiamo qua. Qua si collega un po' tutto, ma vabbè. Ok, beh, e qua in realtà buono, ci siamo collegati, quindi andiamo a portare il cavo fino alla nostra cesta
che adesso deve passare in qualche modo qua, che non è semplice. Eh no, non è semplice perché abbiamo fatto un giro un po' strano. Non è vero, è abbastanza semplice, basta rifare il collegamento energetico più spostato. Tanto qua ci passiamo tranquillamente. Ok, esatto. Facciamo questa piccolissima modifica. Qua sei veloce a romperti. Oh no, sei molto lento. Oh no, dimmi che funzioni. Dimmi Wrench che funzioni. Oh no, la Wrench non funziona. È sempre peggio. Ok. Cavigianatoio, bisogna poi fare una cosa pericolosa con la con il magnete, che adesso facciamo. Ok. E sperando che ci bastano. Beh, in realtà abbiamo ancora due, mi sembra, due cose. Abbiamo due Flux Crystalline, due Nether Quartz per poter fare i Flux Crystalline in caso. Però comunque è abbastanza rischioso se non ci basta. Cioè rischioso no, però diventa un pochetto problematico. Eh sì, perfetto. Eccoci, siamo incastrati. Molto bene. Ah no, no, è trapassabile, grande. Ok, qua anche l'impianto qua prima o poi è da sistemare, ma prima o poi lo sistemiamo. Quindi non preoccupatevi, ora non è il momento però. Ok, e qua bisogna andare uno sopra l'altro in realtà. Bisogna fare uno sopra l'altro perché altrimenti non ci passiamo. Sei trapassabile anche tu? No, oh che bello. Almeno qualcosa di classico. Ok, 19. Sì, qui in realtà sì, qua dobbiamo passare per forza così, perché ci sono queste due robe d'acqua. Ok, vabbè, tanto è abbastanza alto qua per fare tutte e due, quindi easy. Ok. E beh, qua in realtà possiamo fare così, far così, far così. Sarebbe meglio non fare così in realtà, però facciamo così. Siamo probabilmente al limite, non ce la facciamo, probabilmente non ce la facciamo, non abbiamo abbastanza. No, però forse ci riusciamo ad arrivare a pelissimo, sapete? Potrebbe essere che siamo abbastanza fortunati da arrivarci perfetti. Signori, perfetti siamo arrivati. Incredibile. È impressionante comunque. Ok, quel cavo qua non è tanto bello, ma non ci interessa. Ok, connessione all'Applied. Via. Network booting, device connected. Ed ecco che sta venendo importato tutto nell'Applied, signori. Quindi finalmente è tutto connesso. Molto 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 bene. Olà, ma che bellezza. Ok, così qua in automatico importa tutto dentro l'Applied. Molto 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 bene. Ok, abbiamo ancora una cosa da fare in realtà. Abbiamo ancora una cosa da fare molto semplice. Che vabbè, intanto qua fare i blocchi quelli che vanno dentro, tipo Emerald, Diamond, Redstone, Bone Meal, Skystone, Flint, che sappiamo che non ha, è questo, che sappiamo che non ha niente, lanciarli in automatico nel rosso, quindi new filter, item stack, questo è red, anche senza size mode, tanto non ci interessa. New filter, item stack, questo dark red, save. Ok, new filter, item stack, questo dark red, save. Ok, new filter, questo tac, dark red. Ok, new filter, tac, questo dark red. Tra l'altro non so che limite ci sia di filtri, perché spero non abbia un filtro, perché sennò questa cosa diventa difficile se dobbiamo mettere un altro sparatore. Ma è difficile, possiamo farlo in realtà, non è così difficile, però diventa più brutto se dobbiamo mettere un altro che spara gli oggetti. Diventa ovviamente più brutto. Dark red e questo item stack, questo emerald, dark red. Ok, quindi qua in realtà adesso si pulisce anche un po' con l'inventario qua. Esatto, purtroppo non è, come vedete, molto veloce l'impianto, ma al momento direi che va bene così. Ok, e qua pian piano vedete qua anche qua l'upgrade potrei potenziarla e mettere che la importa molto più veloce molto più velocemente con gli upgrade, ma al momento non serve. Vedete che ce la fa abbastanza bene, cioè adesso un attimo perché mi ha sparato dentro un botto di oggetti di tutti insieme, però in realtà ci sta, cioè lo fa con calma, quindi io non vedo problema, lo lascio così e tanto vedete che si sta già svuotando, che non c'è più il botto di oggetti da prendere, quindi con calma li importa tranquillamente. Quindi per me è a posto così l'impianto. L'unica cosa, bisogna effettivamente potenziare questi signori qua, perché questi sono lenti, cioè
Ah, e questi Skyline Crystal invece che non mi ricordo. Ah, sì, anche questi qua devono essere importati, mi sa. Vediamo, perché non possono diventare niente, vero? Ah no, questi possono diventare però Slime Ball. Servono solo per fare questo? Possono diventare solo Slime Ball? Ma fantastico, vedete? Abbiamo trovato anche l'uso per la nostra... per la nostra Redstone Furnace. Gli Earthstone, quelli lì, diventano Slime Ball, quindi anche questi qua, magari. Earth Slime, Sky Slime, sì, magari diventano questi qua, può essere, sapete? Ok, quindi facciamo la Redstone Furnace, ok, la prendiamo e la piazziamo anche questa qua, quindi. Che bellezza. Ok, quindi, tu sei verdino, giusto? Tu sei verdino, sì. Tu puoi diventare, quindi... Ok, ah, tu diventi rosso ovviamente. Red, ok. Ecco, questo è un problema. No, non è vero, non è un problema. No, non è un problema. Non è un problema perché... Cioè, sarebbe un problema, ma possiamo fare così in realtà. Possiamo fare così e quindi non è più un problema. Ok, sarebbe un problema perché qua non potevamo passare con due blocchetti uguali. Però in realtà non ci interessa perché possiamo fare in quest'altro modo simpatico. Quindi qua... sì, mechanical pipe, ho sbagliato blocco, scusami, hai ragione. Questo si collegherà a tutto adesso, ok, lo fixiamo subito, quindi via. E tu diventi non blu, non verde, ma ciano, ok. Ok, non blu, non verde, ma ciano, perfetto. Ovviamente tu non hai corrente, però posso collegartela, ok. Quindi tech, ok. Beh, perché era un problema perché passava nello stesso punto, ma in realtà così non è più un problema perché ciano. Quindi anche questo qua può diventare cuocendolo. No, questo non si può cuocere. Ok, questo però sì. No, neanche in realtà neanche questo, sapete. Blasting. Può essere blastato. Usage. Anche questo, blasting. Blast furnace. Non so cosa sia. C'è un blocco simile della thermal. Non lo so. Crafting. Allora, fermi. Usage. Usage. Blasting. Iron furnaces. Non è simpatico in realtà, perché in realtà non è come pensavo, purtroppo è un attimino più complicato del previsto, perché deve essere fatto per forza tramite questo. Il problema di questo è che vabbè intanto lasciamola qua, che può sempre servire, ma intanto questi qua li spariamoli nel rosso intanto, poi ci pensiamo in modo da levarli da qua. Perché in realtà questi qua possono essere elaborati, ma si fa nella Blast Furnace, che deve essere per forza alimentata dal carbone o da qualcosa, quindi... Ah, il coal c'è anche, esatto, perché il coal... Ma perché la roba qua non arriva, scusatemi. Quella roba qua non viene. Ah, perché... Oh, perché è lentissima. Ah, ok. Ok. Quindi coal 1... Ok, e aspettate che potenziamo anche la roba di là, item stack, questo, da direttamente nel dark red, ok. Ok, e ne abbiamo ancora uno, vero, di questi? Sì, ok. Qua abbiamo un colore, per caso. Facciamo che mettiamo un colore, lo mettiamo blu, ok. Diciamo default blu. Ok, spara tutto nel blu, perfetto. Così posso metterlo anche qua, color blu default, e dovrebbe andare senza problemi. Allora qua mettiamo la torcia, ce l'ho, sì. No, non cosmetic, pazzo. Ok. Questo lo togliamo. Ok, questo lo rompiamo. Questo qua lo rompiamo. E mettiamo questo qua. Default blu. Item filter blu, no, delete, tu vai bene con tutti. Questo, andiamo un basic logistical transporter. Ok, e spari? Stai sparando? Ah, sì, però... Ok, stai sparando, ma... Ah, ok, auto...
on. Ok, perfetto. Ah sì, ho preso tutte le robe che ho per terra. No, non le ball, le ball sono mie. Ok, ok, così adesso si creerà un po' un pochetto di casino in realtà, ma va, va bene, mi va bene lo stesso. Per così praticamente lo spariamo, spariamo tutto qua dentro, quindi anche tu in realtà auto eject un filtered items, esatto. E qua ti metto blu, ok, così poi il blu finisce direttamente qua, esatto. Ok, lo zinco usage, che mi sa che prima non c'era, può essere smeltato ma non polverizzato, o può essere anche polverizzato, no, vedete, può essere solo smeltato, quindi questo è giusto che sia qua, perché zinc può andare solo nel ciano, quindi tech new filter item stack questo, e va nel ciano, quindi minimo 16 massimo 64 size mode on, salva, perfetto. Apatite usage, questo può essere craftato in altre cose, quindi l'apatite deve essere sparata nel rosso. Ok, comunque è abbastanza semplice in realtà, basta un attimino vedere il tutto, comunque basta un attimino vedere cosa si fa, cosa non si fa, tipo il Certus Quartz, anche il Certus Quartz lo spariamo direttamente secondo me, perché esatto può essere usato per craftare altre cose, quindi anche se può essere trasformato in altro lo importiamo nell'applet in questo modo, così non è neanche trattato. Ok, Nether invece mi sa che usage, Nether può diventare qualcos'altro, questa Amethyst Shard può diventare qualcos'altro, questi qua non ci dovrebbero neanche essere già nei blocchi, vero? No, esatto, quindi questo tac, Dark Red spara, questo tac spara nel Dark Red, bam. Ok, non so quanto sia il limite, qua siamo già a 27, questo coso qua ha 27 filtri, quell'impianto qua è abbastanza complicato, cioè non è complicato, ma abbastanza complicato, perché alla fine deve fare un po' di giri strani per far funzionare tutto. Comunque qua vedete che sta già andando, sulfur c'è già, sulfur sì. Sei sulfur, sì, sulfur. Ci sei già, però sei in attesa. Ah, LED non c'è, invece sono certo. Usage. Può essere polverizzato. Polverizer diventa lo stesso, perfetto. Quindi qua può essere tranquillamente blu. Ok, blu. Minimo 16, massimo 64, save. Ok, quindi può entrare anche tu nel blu. Ok, e gli altri in realtà... Nickel non so se c'è. Fluorite non so neanche se c'è. Allora, vediamo se c'è questo qua strano, che lo vediamo subito. Fluorite non c'è. E nickel invece, che quella roccia lì blu, questo c'è. Ok, ed è blu ed è ok, in attesa. Perfetto. Usage, tu cosa puoi fare? Puoi craftare cose in realtà. Quindi ti sparo anche te nel rosso. Ok, molto molto bene signori. L'impianto in realtà è simpatico e funziona. È abbastanza semplice tutto sommato, perché alla fine qua accumula tutto, spara tutto là dentro e poi va tranquillamente qua. Quindi è abbastanza semplice in realtà. Diciamo, non è troppo complicato. Questi qua posso togliergli il colore? Teoricamente sì, perché qua ci sono bloccati dentro questi copper qua, che non ho capito perché. Facciamo una roba allora, aspettate, abbiamo una cesta, shoot, facciamo così, facciamo una cosa brutta, esatto, facciamo questa roba brutta, così li lancia fuori un po' a caso e via. Ok, attendiamo fiduciosi che li butti fuori un po' tutti. Ok, quindi qua in realtà va, e adesso craftiamo i potenziamenti, quindi cerchiamo upgrade, chiocciola thermal expansion, upgrade quelli di in realtà velocità, quelli di velocità, questo increase non primary, no, questo flux linkage, esatto, increase process but reduce FS efficiency. Dovremmo fare questo, che si crafta abbastanza easy, e in realtà anche questo, reduce process speed, anche se aumenta l'efficienza, quindi così bilanciamo. Però non so se non si possono mettere insieme. Tra l'altro devo anche capire, oh, ma quanti ne droppi di questi cosi qua? Un botto ne stai droppando. Ah no, perché fai sta cosa? No, no, ma io scherzavo.
Ok, questi qua però sono finiti, quindi a posto. Ok, quindi quelli bloccati dentro sono finiti, quindi a posto così. Roba bauxite, c'è bauxite da qualche parte? No. Ce l'hai tu magari? Dimmi di sì che sei vuota. Ok, grazie mille. Ok, tutto qua, c'è qua altro. Routine. Tin, non so se l'ho messo dentro, ma vabbè, aspettiamo e vediamo che cosa fa. Ok. Allora, qua in realtà io ho notato che gli upgrade in realtà ci sono già tutti. Quindi in realtà non, forse non serve potenziarli ai vari... Perché vedete che c'è? Improve base attribute, remember more effective as a result. Ok, perché in realtà qua possiamo già mettere 4 potenziamenti. Quindi in realtà questo possiamo fare senza craftarlo. Vediamo, vediamo se è vero. Allora io farei un upgrade, e un upgrade di velocità e 2 di energia. In modo da bilanciarlo un attimino e vediamo se effettivamente lo fa. Allora, questo cos'è? Increase process speed. Ok, increase process speed. Electrum plate. Bene. Ah, facciamo, craftiamo anche un martellino di quelli lì che ci servono. Che tanto si fanno easy. Ok. Beh, anzi, possiamo anche lanciare dentro quello che abbiamo noi lì. Tanto. Ok, quindi bam. Ok, linkage, questo qua. Ok, crafta. Quindi facciamone 1, 2. 1, 2. Questo cos'è? Upgrade process speed. Process speed, no, di questi ne facciamo uno solo, quindi uno solo, così ne proviamo con una a vedere quanto vuole consumare, perché è quello che mi interessa sapere in realtà. Voglio sapere quanto può consumare. Più che altro, se è possibile mettergli due upgrade diversi, cioè che fanno cose contrarie più che altro. Perché flux efficiency, esatto. Power speed, ok, perché questo qua, aluminum plate, ecco, questo già inizia a essere... Tin, silver, fire charge, questo già non mi piace. La fire charge non mi, cioè è interessante, ma non mi piace la fire charge. Si può fare qua Sipe, alloying, glowstone, silver e tin. Ok, glowstone, silver e tin si fa. Ok, glowstone ne abbiamo poca. Silver, e in realtà no, perché forse c'è la, forse da là qualcosa ce lo dà. E tin. Non abbiamo mai fissato il silver, ma va là. Allora, teoricamente, vediamo quanto glowstone dà un solo pezzettone. Vediamo. Un pezzettone dovrebbe darne. Ah, non è abbastanza caldo. Energized, perché deve essere estratta con il coso. Un coso della thermal. Ah, ok. Io però voglio per forza questo. Quindi. Cos'è che mi dice? Fire charge. Come si crafta la fire charge? Si crafta con fire essence. Oppure blaze powder. Questo è il problema. Blaze powder è un problema. In realtà. Blaze powder è un problema. Oppure? Ah, collector. No, vabbè. Recipe non si fa in un altro modo, vero? Recipe di questo. Bisogna andare all'avventura, signori. Bisogna andare all'avventura, quindi. L'unico modo per fare queste cose è andare all'avventura. Quindi al momento buttiamo dentro un upgrade a tutti di queste qua. Inizierà a consumare un pochetto, ma vabbè, dovrebbe solo essere raddoppiato, quindi possiamo farcela. Allora ce ne servono 6, 7, 8, quindi 7 ne craftiamo, 8 ce ne servono, quindi 7 bisogna craftarne. Quindi ne abbiamo già 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ok. Dovremmo già esserci. Qua invece ne abbiamo 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. Buono, e facciamo 7 di questi, così ne abbiamo 8, esattamente, ok. E niente, vediamo quanto upgrada, perché se no non ce la facciamo. Cioè, o meglio, basta matchare di là quante robe abbiamo qua. Però vediamo. Allora, sicuramente upgrade la velocità. E fin qua ci siamo. 20 RF max usage. Diventa 40 RF max usage. Max usage. Efficiency 91%. Perché ovviamente consuma di più, perché servirebbe questo qua per aumentare l'efficienza. Ed è tanto più veloce. Oh beh sì. Cioè non è tantissimo più veloce, ma è tanto più veloce. Cioè ti accorgi. In realtà. Ok, quindi in realtà qua lasciamo l'upgradati così e va bene. Ok, anche questi qua upgradati. Questi qua, beh, non servirebbe neanche in realtà, però. Vabbè, mettiamogli lo stesso, tanto non funzionando non consumano. Ah, ci serve
6, 7, 8, 8, 9, mettiamo 10, dai, facciamo 10 con quelli di là. 10, qua l'Apple quanto consuma? 10 consuma 13, quindi 10, 11 servono, 11, 11 generator, 11 generator, 11 di queste ne servono. E noi quante ne abbiamo? Vediamo quante ne abbiamo, perché possiamo fare ancora una riga e mezzo, eh. No, no, secondo, la facciamo, direi che la facciamo sicuramente, perché serve. Ok, quante ne abbiamo? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Siamo in realtà già oltre quello che ci servirebbe. Quindi in realtà dovremmo essere a posto. Tuttavia, io preferisco avere ancora una riga qua in mezzo, sapete. Ma anche solo di 4, per esempio. Facciamo una riga da 4. Così siamo sicuri di avere abbastanza energia. Perché 12 siamo oltre in realtà quello che consumiamo. Però, sapete, avere un pochetto di buffer, ripeto, non mi dispiace, visto che non so l'Apple da quanto effettivamente vada a consumare continuando a buttargli dentro roba. Per ora siamo abbastanza stabili, però, sapete, non è detto. Craftiamo altre 4, tanto se sono semplici da craftare e alla fine sono abbastanza efficienti, no, perché usano un botto di legno, ma ripeto, non è, al momento non è un problema il fatto che usino tutto questo, usino il legno. Bisogna vedere se ce la facciamo, perché un po' in stack ce l'abbiamo. In stack ne abbiamo, mi sembra, 70k, una roba del genere qua dietro. Bisogna vedere quanto è veloce a fare tutta l'operazione. Tu sei alimentato abbastanza, vero? Sì, ok. Ah, e stiamo anche trasciando lo sludge. Dovremmo anche conservare lo sludge, mettere uno sludge boiler più che altro. Qua abbiamo 70k, vero, ancora? 125k, nel mentre è anche aumentato, ok. L'ultima volta era 70k, quindi sicuramente il fatto che sia così aiuta. Quindi 1, 2, 3, 3, ok. E questo togliamolo. Ah, già. Perché vedete che in realtà è abbastanza, cioè lui ce la fa, in realtà ce la sta facendo, ripeto, però meglio essere sicuri, va, che non si sa mai. Ok, mettiamone altre 4 giusto per energy. Ok, questo che menu che è, che mi si era aperto, tra l'altro non ho capito, ho aperto un menu da qualche parte ma non so di cosa, quindi buono. Ok, quindi qua sto stranando tutti, così siamo, esatto, vedete, un pochino più tranquille che generano e sì, però vedete che si scaricano. Queste qua sono piene, ok, va bene. Importante che siano piene, quello mi interessava. Quanto ne mandiamo? Max 8, ok. Ok, così almeno sono tutti stabili. Mandiamo neanche max 16 adesso, tanto non abbiamo più il problema di, ce la facciamo abbastanza bene. Ok, quindi qua ci siamo. E niente, signori, in realtà la zona qua è ok. L'unica cosa adesso, beh, lo faccio io off camera, dobbiamo tenere monitorato il tutto qua in realtà, perché qua in realtà funziona tutto, però bisogna vedere se qua, vabbè, vedete, l'Apple ce la fa. Devo vedere se l'Apple si riempie e crafterà altri dischi nel caso, e vedere qua quello che rimane nella cesta, e soprattutto se è abbastanza veloce per fare il tutto, perché cioè qua vedete che questa cesta è nuovamente piena, però in realtà uno dei problemi è questo buffer qua, perché tipo questi qua, tutti questi qua potrebbero andare direttamente nell'altra cesta là. Preferisco passare prima da questa, perché ripeto, ci sono due punti in cui arriva la roba, quindi preferisco dai due punti arrivare in un unico punto e poi l'unico punto smista. Quindi in realtà possiamo fare una cesta più grande, perché per esempio c'è l'iron chest, quella che ti mette iron chest, quella che ti mette la chest, quella enorme, esatto, quella, vedete, l'iron, quella che si chiama iron chest. Iron chest, esatto, c'è tipo questa qua di cristallo che ha mille milioni di slot, che si potrebbe anche craftare, ne volendo, magari la craft off camera la metto qua al posto di questa. Comunque, ecco, in realtà l'impianto ora, come vedete, funziona, siamo abbastanza soddisfatti. Quindi, signori, da Jurassic World 10 è tutto. Vi ricordo di mettere un bel mi piace se il video vi è piaciuto, iscrivetevi magari se l'avete ancora fatto, e noi, signori, ci vediamo direttamente al prossimo episodio della Stoneblock 3, in cui qua in realtà siamo a posto, in cui probabilmente andremo ad affrontare uno dei dungeon del Nether, semplicemente perché ci servono le Blaze Rod, quindi ci serve fare un dungeon del Nether. Soprattutto sarebbe anche carino in realtà riuscire a
ad avere un mob spawner nel Nether, nella parte del Nether. Però quello lo vediamo. Comunque andiamo a affrontare un dungeon in modo da avere qualche blaze rod sicuramente. Poi vediamo, vediamo. Sicuramente in futuro faremo anche il mob spawner. Comunque signori, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!